Bene, sabato sera di quarantena, laviamo i piatti, laviamo i piatti. Quanto mi fa schifo lavare i piatti. Mi tieni compagnia tu? Una cosa antipatica, cioè proprio una roba che non sopporto. Sai cos'è? Ho capito perché hanno inventato le lavastoviglie. Hanno un sacco di senso qui. Il problema è questo, che non so dove metterti mentre lavo i piatti. Forse è meglio se me li lavo per i cazzi miei, perché se ti parlo mentre lavo i piatti non senti niente. Così sono comodi però. Tra l'altro non vi preoccupate, adesso arrivo a dirvi cosa sto combinando in questo periodo, come mai sto comunque andando avanti indietro dalla radio, perché sto continuando ad andare a Bergamo, uno dei momenti più, una delle parti del mondo più colpite da questo virus di merda. Adesso ci arrivo. Com'è che si chiama questo qua tecnicamente? È un cold start, cioè quando parte uno spettacolo subito così a botta senza... Ah, ciao, sono Francesco. Che c'è in culo? Quindi, ecco il piano malefico per non impazzire. Mi faccio le pizzette quelle quadrate surgelate, perché ho voglia di pizza stasera. Di solito qua spaghetti, robe al pesto, con le mandorle, robe. Cioè, mi sto anche sbattendo per farmi delle cene decenti. Stasera prendo quelle pizzette lì quadrate. Una la faccio tipo tonno e olive nere e l'altra la faccio tipo prosciutto alle erbe e funghetti champignon. Poi a inizio cena, bicchierino di bianco e una birretta media. Sai come fanno in quei locali fighi che passano e ti dicono bianco della casa offerta e ti offrono, sai, il fluttino di spumantino prima della cena? È importante quello, sono le cose importanti della vita. Quindi preriscaldiamo il forno. 220 gradi. Tutto a posto. Abbiamo gli champignon. Abbiamo il tonnetto. Abbiamo le olive nere. Perché, cioè, una volta che apri queste robe qua di merda, poi come le richiudi per metterle via? Perché non si... Devo fargli una specie di tappo di alluminio con un elastico. Dopo provo. No! Ne facciamo un paio, non quattro. Un paio. Ma sì, non ho così tanta fame. Tonnetto. Tonnetto della sera. Qualche olivetta. Anche qualche cipollina ce la mettiamo. Tanto non devo mica baciare nessuno, chi se ne frega. Andiamo via al centro, che non mi piace mai. Che primizia, facciamo tipo delle mezze lunine. Dai. Signor Maggi, sono cipolle queste, ciao. Sì, lo so, sto già impazzendo, però voi non fateci troppo caso. Olivette nere, sciogliamole bene. Quante ne mettiamo? Tre olivette nere. Guarda, del capolavoro dell'ingegneria proprio. Una fettina. Fettine panate. Tac. E quindi a forno caldo, 12 minuti, vediamo come viene. Se esce una cagata, esce una cagata. Che me ne frega a me. Come lo richiudo questo poi? Diamogli un giro di pellicola. Vai, inforniamo. Scotta. Le scivolate. 220 gradi. È spettacolo, devo lavarlo sto cazzo di forno, che schifo. Quindi mentre vanno le pizzette, situazione, in miglioramento i miei colleghi in ospedale, uno è anche già tornato a casa, very nice, un po' di conoscenti a casa malati, meno nice, ce n'è un altro intubato che però dicono che la saturazione sta migliorando, quindi finger crossed. Sto continuando ad andare in radio, siamo rimasti praticamente in tre in sede a far andare la baracca, tutti gli altri speaker sono alla sede di Milano, quelli che non si sono ammalati, o in altre sedi remote, quindi la Basile ad esempio da casa sua, nella sede di Brescia abbiamo montato un mixerino al volo per la De Rossi, a Guglielmo gli ho portato io un mixer a casa col computer, quindi siamo tutti smart working. Peccato che io tutte le mattine devo andare a accendere la baracca. Sto anche curando la parte dei notiziari del mattino, perché tutta la redazione è tutta in quarantena. Però forse da lunedì quello che è tornato dall'ospedale di Bolzano dovrebbe mandarmi dei notiziari già fatti, così non devo andare proprio là un'ora prima a prepararli, che è un po' uno sbattimento, onestamente.
Detto questo, poi per il resto è tutto a posto. Io sintomi non ne ho. Tutte le mattine mi provo la febbre, perché sapete che sopra 37,5 non potete guidare. E oggi sabato sera vediamo se lunedì riesco a portarvi in un'avventura, anche per farvi vedere un po', diciamo, il fatto che non c'è nessuno per strada. È strana come cosa. Oh no, hanno appena chiamato un'altra edizione straordinaria. Tra poco parla Conti. Oh no, oh no. Ma sempre su Facebook. Ah, Giuseppe Conte. Ma dove cazzo è? Giuseppe Conte. Sono le 19:20. Conte, cazzo! Insomma, se stanno tutti a cagare in mano. Ma più anche economicamente che non per il virus. Però non vi voglio morbare di ste robe. Chi se ne frega? Siamo qui per mangiare la pizza. La pizza. Ah, che balle, meno male che c'è. Oh, signori. Un cino anche a voi. Molto basso sta televisione, che coglione. Sono andato un po' lungo con la cottura, però... profumino invitante. L'idea è questa. Siccome mi hanno girato il turno, io di solito lavoravo il pomeriggio negli ultimi anni, e ora invece mi alzo alle 4 del mattino. Tutte le mie routine sono andate a fare in culo. E se ti va, volevo ricostruirle con te. Cioè, vogliamo cercare di mettere un po' di ordine in queste giornate di quarantena. Ovviamente la mia sarà molto diversa dalla vostra, perché io comunque ho un'ora di strada per andare al lavoro. Lavoro 8-9 ore e poi un'ora per tornare a casa, quindi sarà una versione ridotta di quarantena. Però se posso darvi una mano nel pianificare, soprattutto darla a me, perché ho perso alcune buone abitudini che vorrei reintrodurre. Tipo, una delle cose strane che ho scoperto è che tipo cenare da solo con la musica mi dà fastidio, mi fa tristezza un pochino. Se invece tipo metto sotto un podcast, no problem. Sto bene, tutto. Probabilmente sentir parlare mentre si mangia è una roba che aiuta. Sto sentendo, se volete un consiglio, tantissimo Joe Rogan con tutti i suoi ospiti, tra comici, scienziati, e veramente penso, c'è un motivo per cui è il podcast più ascoltato del mondo. Joe Rogan è sempre very nice. Tipo, io li faccio sempre schiumare perché troppo frizzanti non mi piacciono mai. Allora, ah, non vi ho detto il dolce. Poi c'è anche il dolce stasera, eh. Non c'è soltanto... Una delle prime cose che volevo rimettere in piedi era sicuramente la meditazione prima di andare a letto, giusto per creare un attimo di silenzio in testa prima di andare a dormire, perché non so se anche voi in questo periodo state sperimentando magari un po' di incubi, un po' di sonno difficoltoso. Io ora non so quanto sia stress o quanto sia effettivamente il fatto che abbia girato di 12 ore il mio ciclo del sonno, cosa sicuramente non piacevole per il corpo. Quindi metti che adesso vuoi il dolce e ti piacerebbe, vero, essere al ristorante e dire: garçon, una bella, non so, tipo una cheesecake, New York cheesecake col mirtillo, ce la facciamo in casa. Ma non, cioè, da ci mettiamo qualche minuto. Ok, biscotti digestive, un pezzettino, ma proprio minuscolo di burro, ma veramente mini, ok? Gli date una bottarella nel fornetto, velocissima, giusto per scaldare un attimo il burro. Intanto che si scalda il burro, poi mettiamo sopra Philadelphia e la marmellata, appunto, i frutti di bosco. I più golosi ci mischiano dentro anche un pochino di zucchero, io non lo farò, però... Se volete addolcire ulteriormente, però c'è già il dolce di questo, c'è già anche il burro, alcuni lo fanno, semplicemente quindi prendete un cucchiaio di Philadelphia, ci mettete mezzo cucchiaio di zucchero, lo mischiate in modo che sia un pochino più dolce, ma a me piace un filo più salatino. Ora che il vostro biscotto è caldino, potete mettere il stratino di Philadelphia, not too much. E uno stratino di questo. Nessuno, tutti pensano che il Penny Market sia un posto del cazzo con roba di merda. Il Penny Market è figa, c'ha delle robe buonissime. Non costa un cazzo e ha delle robe veramente buone. Tipo queste marmellate.
È inutile che la gente si prende il fior fiore cop e fanno i borghesi di merda. E se volete completare l'esperienza, diciamo, vita di Fra, allora mi raccomando, in quarantena, piano con l'alcol. Vedo un sacco di gente che se fa i cocktail a mezzogiorno col gin lemon, vero Andrea? Dai, è un po' piano, poco, vedo, basta poco, giusto per... Questa tra l'altro è una grappa della Madonna, una riserva fatta in botte di whisky del Tennessee. Va usata con parsimonia, non è che te devi fare quattro dita, ma proprio, ma giusto per la complementazione del sapore, ok? È buonissimo. Vi dà quella sensazione in bocca praticamente come una cheesecake, però fatta in 30 secondi. È veramente illegale. Una delle cose più difficili per me è sempre stato il mio rapporto con il sonno. È stato uno switch non proprio semplicissimo. Quindi cerco anche il sabato e la domenica, venerdì e il sabato sera, di andare a letto comunque presto, sono le 10 praticamente di sera, e di puntare la stessa sveglia che ho in settimana, perché devo forzare il mio ciclo, oddio, non mi ricordo com'è il nome tecnico giusto, a girare dalla parte giusta, diciamo. E quindi niente, ora vado a letto, farò i miei soliti 7 minuti di meditazione, una meditazione molto veloce incentrata sulla respirazione che vi insegnerò nei prossimi giorni, e a volte riesco a buttare dentro un 15 minuti di yoga prima di andare a letto, mi aiuta a dormire un pochino più dritto, perché ho un pochino di problemi di cervicale ultimamente, cioè ultimamente in realtà da un anno che ce l'ho, non ancora risolti. Però vedo che quando insisto con lo yoga si risolvono, quindi è proprio una cosa posturale mia di muscoli, per evitare gli occhi, dato che in questo periodo l'OMS ha detto che non fanno niente, però fidarsi bene e non fidarsi è certo meglio. Detto questo, niente, questa era la prima mini puntata, ci vediamo domani e poi ci vediamo lunedì, dove vi faccio vedere un po' il mio commute verso Bergamo. E cosa faccio in radio in questi giorni, se riesco a registrare, e di come sto cercando di tenere attivo anche Riperiani e il Patreon, nonostante abbia bucato un sacco di appuntamenti che dovevo fare. Ok, quindi state qua, ogni giorno qualche consiglio per la quarantena su come fare schifo ogni giorno di meno in quarantena. Ok, rimane comunque sempre quella un po' l'idea. Ok, ciao.